Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Da Peccioli, provincia di Pisa, regione Toscana, vi parla Alessandro Brambilla. Le immagini di PMG Sport e di Rodella si riferiscono alla 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini, gara internazionale riservata ai professionisti con 128 corridori partecipanti. C'è questa bella cartolina che riguarda la città di Peccioli, un comune di circa 5.000 abitanti, Renzo Macelloni è il sindaco, con tante tante belle strutture, tanti palazzi storici e musei. Ad esempio Palazzo Senza Tempo ha ospitato il 6 settembre la presentazione del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini. Le due gare compongono la challenge intitolata al grande Alfredo Martini. Abbiamo visto seduti i discendenti di Giuseppe Sabatini e ora si passa con le immagini alla presentazione avvenuta in mattinata allo stadio comunale di Peccioli, come di consueto. Ecco i ragazzi che fanno parte della Work Service, per la quale gareggia anche Riccardo Lucca. Un bacio alle splendide miss della Coppa Sabatini Gran Premio Città di Peccioli. Numerosi gli sportivi presenti all'evento organizzato dalla Unione Ciclistica Pecciolese, del presidente Luca Di Sandro e del segretario generale Gianluca Merlini. Qui vengono presentati i ragazzi che fanno parte della Eolo Cometa e poi quelli della Drone Hopper Androni Giocattoli, il team di cui è manager Gianni Savio. In prevalenza la Eolo Cometa è composta da giovani. Sono 19 le squadre partecipanti all'edizione 2022 del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Ci sono anche i francesi della Total Energy, che è una squadra catalogata professional, tuttavia abilitata a partecipare a tutte le corse in linea del calendario World Tour. E poi Enrico Battaglin, che vinse la Coppa Sabatini 2011, è una delle punte della Vardiani CSF Faizané. Ecco la Y Team Emirates, che schiera come uomo di punta Mark Hirschi, lo svizzero, vincitore ieri a Pontedera della 7ª edizione del Giro della Toscana griffato Unione Ciclistica Pecciolese. Mark Hirschi, che ricordiamo campione del mondo degli Under 23 a Innsbruck nel 2018, vincitore quest'anno di 3 competizioni. È presente Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale Italiana. Qui ci sono i corridori che fanno parte della Lotto Sudal e tra gli azzurri che partecipano c'è Lorenzo Rota, ieri secondo classificato al Giro della Toscana. C'è la Movistar, che schiera anche Gorka Izaguirre, vincitore in Italia di un Gran Trittico di Lombardia, e poi la Intermarché, che oltre a Pasqualon, che trionfò a Peccioli nel 2017, c'è Lorenzo Rota, che quest'anno si è aggiudicato una tappa al Giro della Repubblica Ceca, nonché la classifica finale. Un atleta che spesso ha indossato la maglia della nazionale italiana è Giacomo Nizzolo, per 2 volte campione d'Europa, e della Israel Premier Tech, che punta molto anche su Alessandro De Marchi, il vincitore della Trevalli, mentre il primo piano riguarda il francese Guillaume Martin, che nella storia del Giro della Toscana ha vinto l'edizione del 2017. In aggiunta alle squadre World Tour, rispetto al Giro della Toscana, c'è anche la Bora Hansgrohe. Questo è il rettilineo d'arrivo. Io chiedo al mio amico Francesco Chicchi, campione del mondo della categoria Under 23, com'è la situazione aggiornata al chilometro 147 di gara. Nel frattempo rinnovo il saluto a Daniele Bennati, che ha convocato Affini, Davide Ballerini, Bagioli, Battistella, Alberto Bettiol, Nicola Conci, Lorenzo Rota, Matteo Sobrero, Matteo Trentin e Filippo Zana per il campionato del mondo di Wollongong. Queste immagini riguardano ancora le squadre presentate in mattinata dopo la EF di Andrea Piccolo. Ecco la Astana con Gianni Moscon, che gareggia col dorsale numero 12. Moscon, che è tornato recentemente alle competizioni. Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini. La grafica ci mostra la fase introduttiva, quella in cui i corridori hanno superato anche la collina di Laiatico, nel territorio comunale in cui è nato anche il grande tenore Andrea Bocelli, che ricordiamo tra l'altro nel 2017 padrino della tappa Laiatico-Volterra, vinta da Guillaume Martin nel Giro della Toscana. Le due gare,
che compongono la challenge intitolata al grande ammiraglio azzurro Alfredo Martini sono il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini. Ieri, al termine dei 199 chilometri del Giro della Toscana, Mark Hirschi ha indossato la maglia da leader in classifica generale. Hirschi ha vinto davanti a Lorenzo Rota e al colombiano Daniel Martinez. Il vantaggio dei battistrada di questa edizione della Coppa Sabatini è di 20 secondi. Tra poco Francesco Chicchi mi darà l'elenco degli uomini alla testa della corsa. Si tratta del colombiano Esteban Chavez, di Andrea Piccolo, del russo Vlasov, del concorrente col dorsale 31, il francese Guillaume Martin, del 44, che è Daniel Martinez, terzo classificato ieri, di Lorenzo Rota, ieri secondo, di Einer Reyes Rubio, ieri quarto classificato, del vincitore Hirschi, dell'africano Tesfasion, di Bourgadou, che giunse terzo alla Coppa Sabatini l'anno scorso, e di Willer Moza. Riepilogando: Chavez, Piccolo, Vlasov, Martin, Martinez, Rota, Reyes Rubio, Hirschi, Tesfasion, Bourgadou e Willer Moz guidano la 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Qualche spruzzo di pioggia ha disturbato, ma non ha rovinato, la presentazione delle 19 squadre partecipanti. E ora le immagini di PMG e Rodella ci mostrano gli atleti nell'attraversamento del centro storico nella fase introduttiva del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini, su una planimetria che è molto articolata, con un tratto in linea, un circuito intermedio da ripetere 5 volte e il circuito breve finale di 12 km e 270 metri, con epilogo come sempre in Viale Mazzini. Coppa Giuseppe Sabatini, che è stata presentata il 6 di settembre in presenza di due nobili vincitori, Giambattista Baronchelli e Francesco Moser, e alla presenza di tutte le autorità comunali di Peccioli. Qui è inquadrato il gruppone dei 128 atleti partecipanti che raggiungono il chilometro zero, e c'è subito bagarre per merito di un alfiere della Corratec, che è la squadra diretta dall'ex corridore professionista Serge Parsani. La numerazione degli atleti arriva fino a 197, il numero 197 è il veneto Eric Patis Montagnier, ma i partenti effettivi sono stati 128, 19 le squadre, di cui 10 catalogate UCI World Tour, pertanto la Serie A, o se preferite la Superlega del ciclismo. Immagini iniziali con alcuni atleti che si propongono all'attacco, tra questi anche Ben Granger della MG Kvis. Queste sono ancora le battute introduttive di questa edizione, con Eric Patis Montagnier che si mette in evidenza, al pari del numero 187, il veneto Giulio Masotto. Vediamo altresì la maglia della Eolo Cometa. Le immagini sono a cura di Rodella. Intanto è venuto a trovarci un ospite importante che si chiama Daniele Bennati e che ha vinto nel 2016 la prima edizione del Giro della Toscana. Era una versione a tappe, due giorni. Primo classificato Daniele Bennati, che si appresta a vivere il suo primo campionato del mondo da commissario tecnico. Allora, innanzitutto benvenuto. Sei venuto qui ad osservare attentamente Lorenzo Rota. Ciao, ciao Sandro, ciao a tutti gli sportivi. E sì, dai, bellissimi ricordi, perché sono stato, come hai accennato tu, il primo vincitore di questa bellissima corsa dedicata al grande Alfredo Martini. Tra l'altro si partiva da Arezzo, la prima tappa partiva da Arezzo e si concludeva a Montecatini, poi successivamente il giorno dopo sono riuscito ad arrivare secondo, ho fatto il primo giorno terzo, il secondo giorno secondo, e per una questione di punti sono riuscito a vincere questa piccola breve gara a tappe. Sono qui perché appunto domani mattina partiremo per l'Australia, e sono venuto a vedere in generale la corsa, ma poi soprattutto per accompagnare Lorenzo Rota dopo la gara. Raggiungeremo Milano, dove ci aspettano gli altri, e domani mattina voleremo in Australia. Un Lorenzo Rota che ieri ha sfiorato la vittoria, ha una buona tradizione in azzurro. Al campionato del mondo della categoria juniores di Firenze nel 2013 arrivò sesto, era il mondiale juniores primo Mathieu Van Der Poel, sesto e migliore degli azzurri Lorenzo Rota.
che sta esprimendo il meglio di se stesso all'età di 27 anni. Come mai relativamente tardi? Ma sai Sandro, adesso il ciclismo è cambiato notevolmente rispetto a quando sono passato professionista io, e i giovani maturano molto prima. Diciamo che Lorenzo è un corridore che quest'anno ha fatto una serie di risultati veramente impressionante, perché da inizio stagione che sta andando forte, quindi meritava la maglia azzurra, meritava questa convocazione, si è preparato molto bene. E tra l'altro ieri mi ha sorpreso la sua prestazione in maniera positiva, perché da poco è sceso dal ritiro in altura, dove di solito quando si torna giù da un periodo in quota non si hanno mai delle buonissime sensazioni. Invece questa è la dimostrazione del fatto che ha lavorato molto bene e sicuramente sarà uno dei nostri uomini più importanti tra meno di 2 settimane in Australia. La regia di Rai e di Fotovideo Team Rodella PMG ci ha mostrato alcune immagini di Marengo e degli altri corridori che sono andati all'attacco nella fase introduttiva, mentre con la corsa adesso ci sono al comando Chavez, Piccolo, Vlasev, Guillaume Martin, Martinez, Rota, Rubio Reyes, Hirschi, Tesfasion, Burgadou e Willer Moz. Tra poco vedremo le immagini in diretta di questi corridori all'attacco. C'è anche Guillaume Martin, che nella storia ha anche vinto una classifica scalatori in un grande giro a tappe. Guillaume Martin, primo classificato al Giro della Toscana del 2017, fa parte della Cofidis, una squadra francese diretta da Roberto Damiani, tecnico di Legnano, molto apprezzato soprattutto all'estero. Cofidis, che è un marchio conosciuto nel ciclismo anche per dei campioni italiani, Fondriest negli anni 90 e poi Elia Viviani nell'era più recente. Adesso c'è Consonni che gareggia per la Cofidis, anche se non sta partecipando alla 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Ribadisco, in attesa dell'inizio delle immagini in diretta, al comando Chavez, Piccolo, Vlasov, Guillaume Martin, Martinez, Rota, Rubio, Hirschi, Tesfasion, Burgadou e Willer Moz. Sottolineo la presenza alla testa della corsa del concorrente con il dorsale numero 86, Einer Rubio, che gareggia nella Movistar. Pertanto Movistar ancora in evidenza malgrado l'assenza di Daniele Bennati. Movistar, grande sponsor del ciclismo e del motociclismo, Movistar in evidenza. Aspetta Sandro, che c'era il grande Francesco che mi stava facendo una domanda. Mi puoi ripetere a proposito della Movistar, giusto? Mi chiedevi? Esatto. Poi naturalmente, se gli amici della Rai vorranno il nostro Daniele Bennati, la Movistar è una grandissima tradizione nel mondo del ciclismo. Io ho avuto modo di correrci gli ultimi 3 anni della mia carriera con Eusebio Unzu, grandissimo manager e insomma sponsor di questo tipo, e soprattutto persone che sono nel mondo del ciclismo ad altissimo livello oramai da più di 50 anni. Bisogna quasi fargli un monumento, no? E quindi è importante avere queste grandi squadre anche che si prendano l'onore e l'onere di partecipare a queste corse in Italia a fine stagione, che è molto importante per la visibilità. Tu ti appresti a vivere il primo campionato del mondo da commissario tecnico, sei in stato di fibrillazione? Beh, chiaro che adesso l'appuntamento si avvicina, manca veramente poco. In primis è una grande soddisfazione poter guidare una nazionale come l'Italia, perché conosciamo tutti qual è la tradizione di questa nazione. È vero che non riusciamo a vincere il campionato del mondo da ben 15 anni, però in passato l'Italia, ma anche quando non abbiamo vinto, l'Italia non ha vinto, è sempre stata quasi sempre protagonista, quindi non a caso ci chiamano la squadra, e quindi bisogna andare in Australia con l'obiettivo di essere in primis una grande squadra, e poi se ci sarà qualcuno che sarà più forte di noi gli applauderemo. Prima di concederti agli amici della Rai, ti chiedo com'è stato il tuo rapporto con la Coppa Sabatini.
Beh, diciamo che era una gara che in certi versi poteva anche adattarsi alle mie caratteristiche, magari un pochettino più avanti nella mia carriera, però non mi ricordo quante volte ho partecipato alla Coppa Sabatini, forse 4-5 volte, non di più. E non ho mai raggiunto dei grossi risultati, forse, non lo so, arrivava in un momento particolare della stagione o in tante altre occasioni ho dovuto aiutare qualche mio compagno di squadra che poi magari adesso non mi ricordo, ma è riuscito anche a fare dei buoni risultati. Molto bene, ringraziamo il toscano Daniele Bennati, grande tradizione di commissari tecnici della Toscana, Alfredo Martini, Bettini, Bennati. E io cito un lombardo commissario tecnico, Alfredo Binda, che ha fatto il CT dell'Italia dal 1948 al 1962 e spesso ha gestito in nazionale Coppi e Bartali. Intanto, grazie Daniele, passa pure grazie dai voi, colleghi grazie della RAI, da Francesco Pancani e dal buona corsa a tutti, grazie mille. Alejet Alessandro Petacchi. Dovrebbero iniziare a breve le immagini in diretta. Francesco Chicchi, che sta svolgendo un magnifico lavoro da esponente di Radio Corsa, mi segnala che la testa della gara è in località Terricciola, al comando John Esteban Chavez, Piccolo, Vlasov, Martin, Martinez, Lazzurro Rota, Reyes Rubio, Hirschi, Tesfasion, Burgadou e Willer Motz. Il numero 4 è John Esteban Chavez, che gli sportivi ricordano secondo classificato nel Giro d'Italia vinto da Vincenzo Nibali nel 2016. Quell'anno trionfò anche a Bergamo al Giro della Lombardia. Intanto ci sono queste belle immagini della città di Peccioli, che è un comune che ha un'estensione di quasi 100 km quadrati, comprende anche la discarica Belvedere, che è un grande sponsor del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Il sindaco è Renzo Macelloni, il presidente dell'organizzazione Luca Di Sandro, con noi c'è Gianluca Merlini, il segretario generale, che lavora qualcosa come 350 giorni all'anno per allestire questa manifestazione. Ti facciamo lavorare per 351 giorni parlando anche a questo microfono. È proprio vero, sì, grazie Alessandro. Buonasera a tutti, non sembra magari, non viene percepito al 100% questo lavoro che viene fatto durante l'anno, perché per organizzare una manifestazione così c'è bisogno di tante forze e di coordinarle tutte. Non è facile, ce la mettiamo tutta, anche se talvolta è anche difficile, insomma, non sempre ci si riesce al pieno. Però insomma credo che poi gli sforzi vengano anche ripagati, perché quando si vedono poi i frutti di un lavoro importante, ovviamente siamo tutti veramente soddisfatti. E quindi, che dire, ringrazio tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito e ovviamente tutti gli sportivi che oggi sono intervenuti. C'è sempre il premio per il miglior neoprofessionista qui al Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Esattamente, sì, nella nostra manifestazione ormai ha compiuto 30 anni questo premio, ci teniamo particolarmente e anzi colgo l'occasione per ringraziare Giorgio Fiorentini, che è lui che è il curatore, diciamo, che si occupa di individuare il vincitore e a cui partecipano a questo trofeo per l'appunto tutti i neoprofessionisti. È un albo d'oro interessante perché hanno vinto anche molti campioni, cioè questo trofeo l'hanno vinto poi giovani che sono diventati veramente importanti, uno fra tutti Bettini per esempio, che poi sappiamo tutti le grandi imprese che ha fatto diventando campione olimpico e campione del mondo. Nel frattempo persistono i problemi tecnici all'elicottero, al comando sempre Chavez, Piccolo, Vlasov, Martinez, Rota, Rubio, Hirschi, Tesfasion, Burgadou e Willer Motz, e c'è un immediato inseguitore, si tratta di Vincenzo Albanese, è il numero 131, lo ricordiamo vincitore di un'edizione del trofeo Matteotti, Vincenzo Albanese, che cerca in solitudine di portarsi sulla testa della corsa. Corridore quotato, aveva sfiorato la vittoria qui a Peccioli cadendo sull'ultima curva e in questo istante
L'amico Chichi mi segnala che Albanese aggancia la testa della corsa. Aggancio acquisito, è un corridore importante, un corridore quotato. Tra l'altro faceva parte dei 13 azzurrabili scelti da Daniele Bennati e annunciati a Bresso in occasione dell'evento di Jovanotti. Quindi c'è un atleta in più al comando. Tra poco Francesco Chichi, come sapete, è stato campione del mondo della categoria Under 23 nel 2002 a Zolder, mi dirà anche a che chilometro è arrivata la testa della corsa. Chavez, Piccolo, Vlasov, Martin, Martinez, Rota, Rubio, Hirschi, Albanese, Tesfasion, Burgadou, Willer Moz. Albanese è con loro, con noi c'è sempre Gianluca Merlini. Oltre alla Belvedere, quali sponsor ringraziamo? Ovviamente ringraziamo la Ecofor, certo, queste sono le aziende, diciamo, commerciali, ma gli sponsor, chiamiamoli istituzionali, sono ovviamente il Comune di Peccioli e il Comune di Pontedera, perché non ci dimentichiamo che la Coppa Sabatini è la corsa terminale di una challenge che per l'appunto comprende anche il Giro della Toscana, che si è corso ieri da Pontedera a Pontedera e che è stata una bellissima manifestazione, anche quella molto partecipata. E poi ovviamente ci sono anche tutta una serie di sponsor, chiamiamoli più piccoli, ma non per questo meno importanti, cioè tutti quelli che comunque partecipano alla anche per, ovviamente per farsi pubblicità, certo, ma anche perché credono in una manifestazione che possono naturalmente possono anche valorizzarla e nello stesso tempo ricevere in cambio una visibilità molto importante. Ce ne sono tanti, li trovate magari negli striscioni, li trovate nel materiale cartaceo, e sinceramente citarne uno invece che un altro sarebbe... Non esiste una vera graduatoria. No, non esiste, no. Sono tutti a loro modo importanti. Noi ovviamente cerchiamo di valorizzare lo sponsor più grande, che certo se è la Belvedere, la Ecofor, ma fino ad arrivare anche a chi contribuisce anche magari con poco, ma sì, il suo contributo sappia che comunque è molto apprezzato da tutti. Intanto il vantaggio dei battistrade è di soli 8 secondi, probabilmente verranno ripresi a breve. Rimangono al comando Albanese, Esteban Chavez, Piccolo, che è la grande rivelazione di questa stagione 2022, Vlasov, Guillaume Martin, Daniel Martinez, Lorenzo Rota, Einer Reyes Rubio, Mark Hirschi, Vincenzo Albanese, Tesfasion, Burgadou e Willer Moz, elicottero che continua ad avere dei problemi. Sono 19 le squadre partecipanti, qui accanto a me ho un plurivincitore, ho Francesco Chichi che mi segnala che al chilometro 161 dei 199 da compiere la situazione è di gruppo compatto, e se ci fosse il grande ginettaccio Bartali direbbe è tutto sbagliato, tutto da rifare. Da parte di Francesco Chichi un giudizio sull'edizione in corso del Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini. Sì, buongiorno anche da parte mia, anche oggi una gara molto veloce, molto dura. Tutte queste volte la salita di Peccioli, inizia il circuito piccolo in questo istante, cominciano i tre giri conclusivi. Una corsa dura, molto selettiva, le prime ore tutte sopra i 40 di media, adesso abbiamo una situazione di gruppo compatto dopo vari tentativi e vari attacchi di numerosi atleti. Anche oggi una gara che richiede una gamba, una condizione importante. E vediamo, adesso il circuito sarà di 12 km e 500 metri, gli ultimi tre passaggi sotto l'arrivo, e vediamo cosa succederà. Radio Corsa ci ha dato situazioni di gruppo compatto, iniziano le immagini in diretta con le riprese televisive da parte dell'elicottero, c'è da giurare che la tregua durerà poco, intanto sta già nascendo una nuova fuga, a mettersi in evidenza sono il colombiano John Esteban Chavez Rubio, il numero 7, voglioso di farsi vedere anche in Toscana, Andrea Piccolo della EF Education Easy Post. All'attacco c'è altresì Vlasov, c'è il numero 31, vale a dire Guillaume Martin, ci sono altri corridori.
Francesco Chicchi sta spuntando l'elenco degli atleti al comando della 70ª edizione della Coppa Sabatini Gran Premio Città di Peccioli. Organizza l'Unione Ciclistica Pecciolese, c'è la collaborazione da parte della società Juventus Lari, lo sponsor principale è Belvedere, innovazione, progetti e sviluppo. Siamo nella magnifica Peccioli, c'è Palazzo Senza Tempo, c'è l'incubatore di imprese, ci sono i teatri, ci sono dei palazzi favolosi, è da visitare assolutamente la città di Peccioli. In evidenza pure Albanese in questa competizione, Albanese che è campano ma è cresciuto ciclisticamente in Toscana, lo ricordiamo con la maglia della società Stabia quando apparteneva alla categoria junior, e se venne anche convocato in nazionale per partecipare ai campionati del mondo. Radio Corsa ci ha annunciato gruppo principale compatto, poi si sono avvantaggiati nuovamente degli atleti Chavez, Piccolo, Vlasov, Guillaume Martin, Daniel Martinez, l'irrequieto Daniel Martinez, e ancora il numero 131 Vincenzo Albanese, che evidentemente con la città di Peccioli ha un conto in sospeso, poteva vincere un'edizione, è andato in derapata, uso un'espressione da sport del motore, sull'ultima curva in volata, non ci è riuscito, ma è sicuramente un elemento di primo piano, e non a caso il nostro Daniele Bennati, che pochi minuti fa era qui alla postazione microfonica, lo ha convocato almeno nei 13, poi non lo ha incluso nell'elenco dei 10. Testa della corsa che pedala in doppia fila, ribadisco che al comando ci sono Chavez della Colombia, Piccolo che abita a Pontevecchio di Magenta, Vlasov della Russia, Guillaume Martin della Francia, Daniel Martinez della Colombia e il campano albanese. Oggi ha preso il via anche Giacomo Nizzolo, corre per la Israel. Giacomo Nizzolo, che è stato per due volte campione d'Europa, atleta di Besana Brianza, nato nel 1989. I corridori al comando stanno per essere agganciati da altri due atleti e puntualmente il bravissimo Francesco Chicchi, ex corridore professionista, primatista di vittorie di tappa alla Coppie Bartali, mi segnala che i due corridori eccellenti che stanno agganciando i battistrada sono Lorenzo Rota con il numero 56, l'azzurro del CT Bennati, e col numero 87 il vincitore della gara di ieri, l'elvetico classe 1998 Mark Hirschi, che quest'anno in Toscana ha vinto anche la corsa Per Sempre Alfredo organizzata ad inizio stagione in provincia di Firenze, e sempre nel 2022 si è aggiudicato il Gran Premio di Gippingen nella sua Svizzera. Hirschi, che è stato campione del mondo, vuole imitare Valgren, il corridore che nel 2021, primo nella storia, ha vinto sia il Toscana griffato Unione Ciclistica Pecciolese che il Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini. Intanto gli uomini al comando hanno 12 secondi di vantaggio su due immediati inseguitori, anzi sono 4 gli immediati inseguitori, il gruppo è a 30 secondi, continuano ad arrivare notizie che si aggiornano, c'è l'aggiornamento da parte di Francesco Chicchi, 4 immediati inseguitori, al comando Chavez, Piccolo, Vlasov, Martin, Martinez e Albanese. Gli atleti devono percorrere per 3 volte il circuito finale di 12 km e 270 metri. La grafica di PMG Sport ci evidenzia Chavez, Piccolo, Vlasov e gli altri battistrada, anche Mark Hirschi, che è della Y Team Emirates, squadra diretta in queste competizioni toscane, dal milanese Marco Marzano, che ricordiamo vincitore nel 2004 del Giro d'Italia dei dilettanti. Adesso sta facendo l'andatura il concorrente col dorsale 56, il bergamasco Lorenzo Rota, che è del 1995, Intermarché Wanty-Gobert, squadra che oggi ha schierato anche Andrea Pasqualone, il numero 52 di gara, è il vincitore della Coppa Sabatini del 2017, è un vicentino di Bassano del Grappa, nato nel 1988. Fa caldo, la temperatura è vicina ai 30 gradi, ma c'è anche il vento che infastidisce i corridori e devo dire in questo caso anche i telecronisti e in generale gli addetti ai lavori. Mettiamo in evidenza i gruppi sportivi di appartenenza
La EF, come sottolinea l'amico Chicchi, è ben rappresentata, ci sono Chavez e Piccolo al comando, poi Vlasov è della Borans Groe, Guillaume Martin della Cofidis, Martinez della Ineos Grenadier, Rota della Intermarché Wanty Gobert, Mark Hirschi è della Y Team Emirates, albanese della Eolo, e si sta evolvendo la situazione in quanto altri corridori entrano nella testa della corsa. Mi segnalano il numero 5 Odd Christian Eiking, norvegese della EF, c'è Velasco, ha il numero 15, è dell'Isola d'Elba, appartiene all'Astana, in carriera ha vinto anche un trofeo La Iguelia e una tappa alla settimana Coppie Bartali, e poi con il numero 75 sta entrando nella testa della corsa Andreas Kron, danese del gruppo sportivo Lotto Sodal, la squadra diretta dall'australiano Alan Davis. Pertanto aumenta il numero dei componenti della testa della corsa quando mancano 31 km e 200 metri al termine di questa appassionante edizione del Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini. Il vantaggio dei battistrade di 16 secondi su un concorrente, Eines Rubio Reyes, mentre il gruppo adesso è a 33 secondi dalla testa della corsa. 30 km e 900 metri, viene inquadrato l'immediato inseguitore Einer Rubio Reyes, colombiano. Ieri si sono piazzati al terzo, al quarto e al quinto posto corridori della Colombia, una nazione sempre più in evidenza nel ciclismo. Anche oggi alla Coppa Sabatini ha preso il via Egan Bernal, il colombiano, vincitore in carriera tra l'altro del Tour de France del 2019 e anche del Giro d'Italia del 2021, due tappe vinte e la classifica finale. Inquadrature della testa della corsa, vediamo la maglia della Cofidis, poi quella della Ineos Grenadier e via via tutti gli altri componenti, c'è anche John Esteban Chavez e in ultima posizione Lorenzo Rota, che adesso si volta, controlla la situazione, ragazzo vincente fin dalle categorie giovanili, ha stentato un po' nel professionismo a dimostrare di essere tra i migliori, però ci è riuscito quest'anno, ha vinto una tappa e la classifica finale del Giro della Repubblica Ceca, si è meritato la convocazione in nazionale e ieri è stato il migliore degli italiani, è giunto secondo nel Giro della Toscana, per la prima volta vinto da un corridore della Svizzera, Mark Hirschi, iridato a Innsbruck nel 2018. Tra gli atleti alla testa della corsa c'è anche chi rappresenta la Ineos Grenadier. Gli atleti hanno la fortuna di avere come patron Jim Ratcliffe, che in base alla dichiarazione dei redditi è il numero uno in Inghilterra, è il più ricco dell'Inghilterra, ha una holding parecchio articolata, è proprietario delle squadre di calcio del Nizza e del Losanna, in particolare il Nizza milita nella Ligue 1 in Francia, e pare che Jim Ratcliffe voglia acquistare anche il Manchester United, che attualmente è di proprietà degli statunitensi. È inquadrato tra i battistrade il concorrente col dorsale numero 44, Daniel Martinez, colombiano, ieri ha indossato anche la maglia da leader del Gran Premio della Montagna. Il numero 125 che vedete in questo istante è Tesfasion e ha 39 secondi di ritardo. È l'africano che fa parte della squadra di Gianni Savio, Tesfasion, è il grande momento degli africani con Binyamin Girmay, che ha vinto la Gambe Belgium e altre competizioni. Altri corridori dell'Africa si sono messi in evidenza in storiche classiche. La testa della corsa ha un vantaggio di 42 secondi sul nucleo principale di inseguitori. Adesso vediamo che va a condurre il numero 97, l'elvetico Mark Hirschi, di lingua tedesca, nato il 24 agosto del 1998. C'è anche chi chiede l'intervento dell'autovettura ammiraglia, e il numero 15 Simone Velasco, che ciclisticamente è cresciuto tra l'Emilia Romagna e il Veneto gareggiando per la World Service, lui però è dell'Isola d'Elba e aveva iniziato a praticare il ciclismo con la bicicletta da montagna, la mountain bike. Tu non hai mai praticato mountain bike? Io sì, ho fatto una gara con Alessandro Petacchi
3 anni fa abbiamo fatto la Cape Epic, ci siamo divertiti un sacco, molto dura, però ci siamo divertiti. Sono inquadrati il numero 107 Zoccarato e l'86 Einer Augusto. Immagino che Zoccarato abbia agganciato Rubio, che era l'immediato inseguitore. Poi più staccati ci sono Gossens e Tesfasion. Gossens è un belga, Tesfasion arriva dall'Eritrea. Davanti proseguono imperterriti, pedalando in doppia fila, Chavez, Eiking, Piccolo, Velasco, Vlasov, Guillaume Martin, Martinez, Rota, Kron, Irsci e anche il campano Vincenzo Albanese. Quando gli atleti transiteranno sulla linea d'arrivo, verrà esposto il cartello meno due giri alla conclusione. Mancheranno 24 km e 540 metri circa all'epilogo di questa appassionante edizione del Gran Premio Città di Peccioli. Secondo te la fuga buona? Per me sì. Sì, penso di sì. I tre dell'Education First sicuramente hanno questo vantaggio di trovarsi in 3 su 11 davanti, con ancora 3 volte la salita di Peccioli da affrontare. Credo che dietro nessuna squadra possa organizzare un inseguimento vero e proprio per andare a cucire questo strappo. Gli unici due che forse potranno provare a rientrare sono appunto Zoccarato e Rubio Reines, che viaggiano a 15 secondi di distacco, ma non sarà semplice. Supponiamo di essere al campionato del mondo. Lorenzo Rota, unico azzurro nella fuga, qui ci sono anche altri italiani, mettiamo il caso siano tutti stranieri, che cosa va a dire il commissario tecnico Bennati a Lorenzo Rota in una situazione di questo genere? Niente, perché non ci sono le radio, quindi tutto quello che il mio lavoro finisce quasi quando la bandierina si abbassa e parte la corsa. Poi è chiaro che durante la corsa in certe occasioni qualche corridore può venire all'ammiraglia per parlarci, per scambiare qualche considerazione. Poi è chiaro che abbiamo anche altri metodi per poter parlare con i corridori, però è chiaro che questo è un aspetto che personalmente non posso condividere a livello internazionale, che in tutto il calendario si possa utilizzare le radioline e poi nei grandi appuntamenti come europeo, mondiale e olimpiadi non possano essere ammesse le radioline. Diciamo che in tutti gli sport oramai il contatto diretto con gli atleti c'è nel calcio, c'è nella pallavolo, c'è nella pallacanestro, c'è nel tennis, c'è nella Formula 1. In tutti gli sport possono avere il tecnico o chi per lui può avere contatto diretto con l'atleta, e questo è un aspetto che personalmente mi fa un po' arrabbiare. 42 secondi di ritardo per Rubio e Zoccarato, poi c'è un altro troncone che ha 54 secondi e poi il gruppo. Tutta questa selezione è dovuta anche al vento? Ma sicuramente i ragazzi sono partiti questa mattina, hanno preso un bel po' di acqua, quindi la maggior parte di questi hanno corso anche ieri, quindi sicuramente c'è anche un po' di stanchezza sulle gambe. Sta soffiando un bel vento in queste zone quando si affrontano zone aperte, non riparate, sicuramente il vento laterale può fare molta più selezione che la salita, quindi sicuramente potrebbe anche essere di peso da questo aspetto. La regia di PMG Sport e naturalmente della RAI ci sta mostrando le schede di alcuni favoriti. Dal mio microfono parlo al pubblico di Peccioli, ma anche agli amici di Tutto Bici Web, di federciclismo.it, di larepubblica.it, di PMG Sport. Testa della corsa con Chavez, Eiking, Piccolo, Velasco, Vlasov, Martin, Martinez, Rota, Kron, Irsci e Albanese. Immediati inseguitori a 50 secondi, Rubio e Zoccarato, poi ci sono altri corridori, eccoli gli immediati inseguitori. Zoccarato è il numero 107, fa parte della Bardiani CSF, è un ragazzo del 1998, nato il 9 di gennaio, numero 107, e il numero 86, Einer Augusto Rubio, invece è pure del 98 ma del 22 di febbraio. E il bravissimo segretario generale Gianluca Merlini mi segnala che Stefano Gennai
Dal 1989 lavora i cristalli di Colle Valdelsa ed è l'artista che ha realizzato anche quest'anno il trofeo per il vincitore della Coppa Sabatini Gran Premio Città di Peccioli. Andatura appannaggio del corridore della Lotto Sudal. Ci sarà un po' un miscuglio di sponsor nella prossima stagione. Sudal diventerà il principale sponsor della squadra di Patrick Lefebvre, vale a dire l'attuale Quickstep Alpha Vinyl. Adesso si volta il corridore col numero 75, Andreas Kron, classe 1998. È la salita di Peccioli, infatti gli amici presenti qui sul palco adesso si mettono alla balaustra come faceva il leggendario Adriano De Zan, che ha commentato tante edizioni per la RAI del Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini. Si sale qui al traguardo ed è il primo passaggio sulla linea d'arrivo. Verrà esposto il cartello, meno due giri alla conclusione. 32 secondi di vantaggio per i battistrada vengono calcolati in 277 metri, ora 289 metri, avanguardia della corsa in fila indiana. Io ringrazio ancora Francesco Chicchi che mi dà tutte le segnalazioni del servizio informazioni in corsa. Fa l'andatura alla maglia della EF Education First e tra gli immediati inseguitori c'è Zoccarato che distanzia nel primo tratto di salita Eines Rubio. Difficoltà per il corridore che fa parte della squadra Movistar. Intanto mi affianca Luca Di Sandro, il presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese, che farò parlare dopo il passaggio della testa della corsa qui in rettilineo d'arrivo. Andatura appannaggio della squadra Cofidis al comando del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini e adesso a fare l'andatura, galvanizzato anche dalla presenza di Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale Italiana, e Lorenzo Rota. E tutti gli azzurri meritano il grande applauso da parte del pubblico presente, un pubblico che partecipa con grande trasporto emotivo a questo evento, storicamente la Coppa Sabatini, il Gran Premio Città di Peccioli, provincia di Pisa, regione Toscana. Sta per iniziare il secondo giro del circuito di 12 km e 270 metri e io invito il pubblico qui presente ad applaudire Luca Di Sandro, il presidente del comitato organizzatore della Coppa Sabatini. Adesso sopraggiungono Zoccarato e Eines Rubio Reyes. Eccolo Zoccarato che riceve l'applauso da parte del pubblico, cerca di agganciare in extremis gli uomini alla testa della corsa, sopraggiunge anche Reyes Rubio che cercherà di tornare nella scia di Zoccarato, penso in discesa. Secondo te ce la fa Rubio a riprendere Zoccarato? Ma adesso non è semplice per Rubio, il fatto che si sia staccato probabilmente è sintomo di stanchezza e fatica. Era già all'attacco già da prima, nelle fughe precedenti. Lungo la discesa magari potrà anche, non so, colmare questo gap su Zoccarato, però non credo che poi alla fine sarà in grado di lottare per la vittoria. Altri corridori al transito, altri corridori da applaudire da parte del pubblico. Esortiamo il pubblico presente, il pubblico live, ad applaudire questi magnifici inseguitori, grandi protagonisti del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Ecco che fa l'andatura Andrea Pasqualon, in questo nucleo ci sono anche le maglie della Totale Energie, c'è Nannael Tesfasion, l'eritreo che fa parte della squadra Don Hopper, la Drone Hopper del general manager Gianni Savio e del direttore sportivo Righi, che è un toscano della provincia di Siena. Altri corridori al transito, qui in dirittura d'arrivo, due giri al termine anche per loro, a due tour sprint. C'è pure la maglia della Lotto Sudal e adesso sfilano tutte le autovetture ammiraglie delle squadre di scena nella 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Qualche atleta perde contatto dal gruppo, ecco Sean Keane della EF Easy Post Education First. Sopraggiungono altri atleti, tutti da incitare, tutti in piedi per loro, tutti in piedi per loro, magnifici protagonisti di una classica ricca di storia in una terra ricca di storia, la Valdera. Ecco il pubblico che incita questi corridori, c'è anche il numero 14 Javier Romo Oliver, in bella evidenza ieri al Giro della Toscana, la corsa con partenza e arrivo in quel di Pontedera. Guidano la gara Chavez, Eiking, Piccolo, Velasco, Vlasov, Guillaume Martin,
Daniel Martinez, Rota, Kron, Hirschi e Albanese. E a questo punto ho il piacere di cedere il microfono a Luca Di Sandro, presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese. Non ho la pretesa di prendere le attenzioni, io posso solo dire che rispetto a come la gara era iniziata, in funzione del tempo, ci ha messo in apprensione, meno male che poi è rivolta al meglio il tempo, per cui ci permette di fruire in tutti i suoi aspetti la spettacolarità di questa gara. Io non sono in grado di fare pronostici, vediamo cosa succederà nei prossimi chilometri, che poi credo siamo ai 25 chilometri dall'arrivo. E niente, l'unica cosa che mi rimane da dire è ringraziare tutto il pubblico, perché in una giornata feriale come questa, rispetto anche alle previsioni del tempo, fermo restando che siamo in diretta Rai, c'è un pubblico importante, interessante, vuol dire che questa manifestazione una sua fascino, una sua attrazione ce l'ha. I 70 anni li ha compiuti, credo, in un modo esemplare. Un ringraziamento e un arrivederci, lo anticipo al 71esimo, la 71esima audizione, che il prossimo anno sarà il 14 di settembre e il 13 di settembre Giro della Toscana con Pontedera sempre come punto di riferimento e come protagonista. Di nuovo buonasera a tutti. Molto bene, grazie a Luca Di Sandro, presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese. Io ho sottolineato che questi dirigenti lavorano 350 giorni all'anno per allestire queste manifestazioni, 350 giorni di grande impegno. C'è un rifornimento volante di bevande per Mark Hirschi, nel frattempo Rubio si è rialzato, è rimasto solitario all'inseguimento Zoccarato, che sta pedalando a bagnomaria tra i battistrada e gli altri inseguitori. L'elenco che mi presenta Francesco Chicchi è il seguente: al comando Chavez, Eiking, Andrea Piccolo, che ho ben presentato allo stadio comunale, Velasco, Vlasov, Guillaume Martin, Martinez, Rota, Kron, Hirschi e Albanese. E a questo punto a rompere gli indugi è un corridore prestigioso, è il numero 4, è John Esteban Chavez, lo ricordiamo secondo classificato nel Giro d'Italia vinto da Vincenzo Nibali. John Esteban Chavez, vincitore di un Giro di Lombardia e di altre competizioni, adesso fa parte della EF, viene ripreso dagli altri corridori. Nella testa della gara c'è anche Andrea Piccolo, c'è il toscano Velasco dell'isola d'Elba, c'è Vlasov, c'è il francese Guillaume Martin, il colombiano Daniel Martinez, il bergamasco di Ponteranica Lorenzo Rota, dalla Danimarca Kron, dalla Svizzera Hirschi e dalla Campania Albanese. Il vantaggio dei battistrade è di 35 secondi su Zoccarato e altri corridori seguono con un gap di 48 secondi. Gli amici della Pecciolese stanno organizzando la cerimonia di premiazione, che sarà abbastanza articolata e nobilitata dalla presenza di autorità. Intanto alla testa c'è sempre Lorenzo Rota, era nella fuga decisiva ieri, è nella fuga decisiva oggi. Lorenzo Rota, che è bergamasco come Baronchelli, bergamasco come Savoldelli, vincitore di due Giri d'Italia, come il grande Felice Gimondi, come Pesenti, vincitore di un Giro, come Gotti, vincitore di due Giri d'Italia. Ora mettersi in evidenza con l'attacco a lunga gittata è un corridore molto quotato della Russia. Ha vinto in Italia un Giro dell'Emilia, ha vinto in Italia il Giro Baby, il Giro d'Italia dei dilettanti. Attacco di Alexander Vlasov, corridore della Russia. Gianluca Merlini mi segnala che Daniele Bennati farà indossare la maglia e premierà il vincitore della challenge intitolata ad Alfredo Martini, mentre Renzo Macelloni, che è il sindaco di Peccioli, premierà il primo corridore classificato. Il secondo verrà premiato dal presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese, Luca Di Sandro. Il terzo da Matteo Franconi, che è il sindaco di Pontedera. Come avete sentito da Luca Di Sandro, le date per il 2023 sono 13 settembre, gara di Pontedera, Giro della Toscana, e 14 settembre, Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini. C'è l'attacco di Vlasov della Bora Hansgrohe. Vlasov, il numero 27, gareggia diretto da Christian Pomer. Leggero margine di vantaggio per
il corridore della Russia Vlasov, aveva gareggiato tra i professionisti per la squadra Astana, poi è passato al gruppo sportivo Boransgrohe. Adesso si sta un po' sfaldando la testa della corsa, ci avviciniamo al suono della campana che segnalerà meno un giro alla conclusione. Mancano 18 chilometri circa alla conclusione del Gran Premio Città di Peccioli e io, interpretando anche il pensiero di Luca Di Sandro, mando un saluto ad un atleta che in questo periodo è impossibilitato a gareggiare, ma che ha dimostrato negli anni di amare il Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini, giungendo per 6 volte nelle prime 2 posizioni, 2 volte al primo posto e 4 al secondo. Sonny Colbrelli, più volte azzurro, vincitore di una Roubaix, vincitore di 2 edizioni della Coppa Sabatini, ci sta seguendo da casa. Noi gli mandiamo un grandissimo abbraccio, un grande saluto. Intanto il vantaggio di Vlasov è di 10 secondi. È lecito chiedere a Francesco Chicchi se Vlasov può farcela. Diciamo che è in una posizione di vantaggio, perché all'inseguimento i 3 dell'Education First non mi sembrano molto intenzionati a voler chiudere. Chiaro che mancano ancora 17 chilometri e 2 volte la salita di Peccioli. Vlasov sappiamo tutti che è un ottimo corridore, ha vinto un giro under 23, è in una squadra importante. Quello che mi sorprende è che dietro non riescano a trovare un accordo per andare a prenderlo. Questo mi lascia un po' basito. Mi segnalano tra i presenti, e ci sta ascoltando tra il pubblico della Sabatini, il gladiatore Andrea Tafi, vincitore dell'edizione del 1997, il gladiatore della Mapei, l'uomo che ha vinto in carriera tra l'altro un Giro di Lombardia, una Parigi-Roubaix, un campionato italiano, una Rochester International, una Parigi Tour e anche la Rond Vlaam Vlaanderen. E Andrea Tafi, il gladiatore, vincitore di altre classiche anche in Toscana, come il Gran Premio di Camaiore, campione d'Italia, vincitore del titolo italiano il 5 luglio del 1998 a Bergamo. Ebbene, Tafi è il benvenuto qui a Peccioli, se ha piacere può raggiungerci alla postazione microfonica. Intanto sta aumentando il vantaggio di Vlasov. Ci sono i russi nel professionismo, una volta non potevano gareggiare nella massima categoria, il massimo per loro era vincere l'Olimpiade, ma dal 1989 anche gli atleti della Russia possono gareggiare nel professionismo, la prima squadra interamente composta da corridori di quella che allora era l'Unione Sovietica, è stata l'Alfa Lum di Primo Franchini in sella alle biciclette col Nago. Al comando Vlasov, i corridori che lo stanno inseguendo sono Chavez, Eiking, Piccolo, Velasco, Guillaume Martin, Martinez, Rota, Kron, Hirschi e Albanese. Questo per quanto riguarda la testa della corsa. Gli amici dell'Unione Ciclistica Pecciolese stanno preparando il materiale per la ricca cerimonia di premiazione. 26 secondi viene quantificato in 381 metri il margine a favore della testa della corsa. Vlasov nettamente al comando, adesso rimane sulle ruote, non prende iniziativa Lorenzo Rota, il corridore della Intermarché Wanty-Gobert. Rota, che è diretto da Valerio Piva, ex corridore professionista della Bianchi. Valerio Piva, che da prof vinse la cronometro a squadre del Giro d'Italia del 1981. La Brescia-Mantova era l'83, mi correggo, era il 1983, in quanto nell'81 Piva gareggiava ancora tra i dilettanti e faceva parte della Novartiplast diretta da Domenico Garbelli e da Olivano Locatelli. Sta pedalando con le mani appoggiate sulla parte alta del manubrio. Vlasov, noterete che ha le ruote a profilo alto, ha i freni a disco, gareggia con la bicicletta Specialized, ed Ermanno Leonardi, che è il direttore di Specialized Italia, sicuramente sarà molto contento di questa esposizione mediatica della bicicletta Specialized, che fornisce anche altri gruppi sportivi. Ermanno Leonardi, che vanta esperienze in Cinelli e in altre grandi aziende del ciclismo. Ad inseguire Vlasov, John Esteban Chavez, Odd
Christian Eiching e Andrea Piccolo, tutti appartenenti alla EF Education First. Simone Velasco della Astana, Guillaume Martin della Cofidis, Daniel Martinez che fa parte della Ineos Grenadier, Lorenzo Rota della Intermarché Wanty-Gobert, Andrea Scron della Lotto Soudal, Mark Hirschi della YTM Emirates e Vincenzo Albanese della Eolo Cometa. Questa è la composizione del nucleo di immediati inseguitori. 28 secondi di ritardo per gli immediati inseguitori. Zoccarato sta pedalando con un ritardo di 1 minuto e 13 secondi. Mancano 14 km e 200 metri alla conclusione. Significa che ormai gli addetti al contagiri devono preparare la campana che suonerà ininterrottamente quando transiteranno i mezzi dell'organizzazione, le varie staffette e naturalmente tutti i protagonisti. Chavez, Eiching, Piccolo, Velasco, Martinez, Guillaume Martin, Rota, Cron, Hirschi e Vincenzo Albanese stanno inseguendo e tende ad aumentare, è diventato di 30 secondi. Vlasov può vincere? Beh, sicuramente il vantaggio è importante, però dietro se si organizzano bene hanno ancora tutto lo spazio per andare a prenderlo. Poi con queste condizioni meteorologiche, con il vento che sta soffiando veramente molto forte, tra l'altro credo che l'ultimo rettilineo prima dell'ultimo chilometro in questa fase abbia il vento contrario, quindi dietro sono, se si organizzano chiaramente, se vanno di regolare accordo possono andarla a prendere senza problemi, però è chiaro che devono andare di comune accordo e non fargli prendere ulteriore vantaggio. Inizia la salita. Io questa mattina mi sono permesso di enfatizzare la partecipazione di Piccolo segnalandolo tra i possibili protagonisti e ci ho azzeccato. Beh, Andrea Piccolo sta dimostrando veramente di essere un corridore di grandissime speranze, tra l'altro lui per l'età che ha potrebbe ancora partecipare al campionato del mondo Under 23, quindi è un corridore che per il futuro è da tenere sicuramente in considerazione. Inizia la salita, il rapporto consigliato dal CT Bennati per la volata qui in salita. Beh, diciamo che non bisogna mai esagerare con i rapporti, soprattutto in un arrivo così che tende a tirare in su dall'ultimo chilometro fin sulla linea d'arrivo, è chiaro che non bisogna esagerare, però chiaramente ognuno ha le proprie caratteristiche, però chiaramente qua i corridori con il 53, 15, 14 ma anche con il 13 potranno fare lo sprint finale. Intanto transita l'automezzo della polizia stradale che anticipa i corridori, la polizia che dal 1947 scorta il Giro d'Italia e che da sempre scorta le manifestazioni della Unione Ciclistica Pecciolese. Adesso c'è una reazione da parte degli inseguitori di Vlasov, vediamo la maglia della Ineos Grenadier, pertanto è Daniel Martinez che approfitta del tratto in salita. Lo segue una maglia della EF Education Easy Post, pedala ancora composto ed è Piccolo che si accoda a Daniel Martinez, il ragazzo di Pontevecchio di Magenta, il corridore nato nel 2001, come ha sottolineato il CT Bennati, potrebbe ancora partecipare al campionato del mondo della categoria Under 23. E adesso passano i corridori, noi osserviamo attentamente il passaggio sulla linea d'arrivo, invitiamo il pubblico ad applaudire a lungo tutti i corridori protagonisti. Ingresso, in questo caso trionfale, in rettilineo d'arrivo per il corridore che fa parte del gruppo sportivo Bora Hansgrohe, vale a dire il russo Vlasov, che viene incitato dal pubblico. Applausi per lui naturalmente, applausi per il numero 27 alla testa della corsa, Alexander Vlasov. Stiamo attendendo gli immediati inseguitori, si erano avvantaggiati Martinez e Piccolo, la rivelazione di questa stagione 2022, il corridore di Pontevecchio di Magenta, eccoli infatti Martinez e il concorrente col numero 7, lo straordinario Piccolo. Altri corridori, passa anche Lorenzo Rota, suona ripetutamente la campana, Dernier Tour, Lester Runden, ultimo giro, 12 km, 270 metri, ultimo giro ed è ultimo giro anche per le autovetture ammiraglie.
adesso attendiamo un po'. Radio Corsa ci segnalava Zoccarato ancora all'inseguimento in solitudine, poi tutti gli altri corridori. Qui c'è il carosello delle autovetture ammiraglie, vedo Maini con l'Astana, Orlando Maini che in passato è stato in altre squadre, anche nella Mercatone 1 di Pantani, anche nel gruppo sportivo Lampre e nella LPR. Ma attenzione in salita, al comando c'è sempre Vlasov, sta cambiando la situazione alle sue spalle, imperterrito prosegue nell'inseguimento il corridore che fa parte della squadra Ineos, Daniel Martinez, e poi ci sono alla spicciolata tutti gli altri corridori, pedalano in discesa e per la testa della corsa a questo punto mancano meno di 12 km al termine della 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Giuseppe Sabatini. Si gareggia sulla distanza di chilometri 199. Primo Volpi vinse nel 52 e 53. Per quanto riguarda le edizioni dal 2011 in poi, 2011 Enrico Battaglin, 2012 Fabio Duarte, 2013 Diego Ulissi, 2014 Sonny Colbrelli, 2015 Eduard Prades, 2016 ancora Colbrelli, poi nel 2017 Pasqualone. Intanto transita sulla linea d'arrivo Zoccarato, proseguendo con l'Albo d'Oro nel 2018 Juan José Lobato, nel 2019 Alexei Lutsenko, nel 2020 Dion Smith davanti ad Andrea Pasqualon e ad Alexander Ryabushenko, e poi nel 2021 primo Michael Valgren, secondo ancora una volta Sonny Colbrelli e terzo Mathieu Bourgadoux. Ultimo giro per Vlasov che adesso ha 11 secondi di vantaggio, 10 secondi in questo caso per il corridore che fa parte della Bora Hansgrohe, una squadra che tessera anche gli italiani. Il più determinato nell'inseguire è Daniel Martinez e adesso si è sfaldato il nucleo di inseguitori, vedo che sono rimasti Martinez, poi il corridore della Cofidis, tra poco mi verrà consegnato l'elenco con la composizione dei nuovi inseguitori, nel frattempo passano altri corridori sulla linea d'arrivo, stanno inseguendo il numero 4, vale a dire Esteban Chavez, il numero 5 Eiking, il numero 31 Guillaume Martin, il numero 44 Daniel Martinez. Insiste al comando in solitudine il corridore della Bora, 10 secondi di vantaggio, pari a 157 metri. Vlasov, vincitore in Italia del Giro d'Italia Baby, vincitore di un Giro dell'Emilia con epilogo sulla salita, sulla scalata ripida di San Luca. Vedo Martinez, vedo Eiking, poi Chavez Rubio e numero 31. Chiediamo a Francesco Chicchi di comporre bene l'elenco degli immediati inseguitori. Il numero 4 è John Esteban Chavez, il numero 5 è Odd Christian Eiking, il numero 31 Guillaume Martin e il numero 44 Daniel Felipe Martinez. 12 secondi il vantaggio, poi a 23 secondi ci sono gli altri inseguitori, gli immediati hanno soltanto 13 secondi di ritardo. Intanto è arrivato qui alla nostra postazione il gladiatore, il vincitore della Coppa Sabatini del 1997, Andrea Tafi, che ci rievoca la sua bellissima vittoria, applaudito anche dal pubblico. Salve a tutti. Essere qui a Peccioli è sempre un grandissimo piacere e ricordare questa bellissima vittoria per me è un grandissimo onore. Peccioli fa parte di una delle mie più belle vittorie della mia carriera e quindi sono veramente orgoglioso oggi di poter essere qui insieme a tanti amici e specialmente a tutti coloro che tutti gli anni si danno un grande da fare insieme alla popolazione per fare questa bellissima manifestazione. Sono contento e speriamo che vinca un grandissimo corridore.
Beh, in effetti adesso in fuga c'è un grande corridore, si chiama Vlasov, il futuro è decisamente dalla sua parte, è inseguito da Daniel Martinez, da Chavez, da Eiking e da numero 31 Guillaume Martin, che gareggia nella Cofidis diretta da Roberto Damiani. Martin, Bidar, Gheschè, Laffè, Perichon e Rémy Rochat sono i corridori della Cofidis che hanno preso il via questa mattina. Il ritardo degli immediati inseguitori è di 8 secondi, il ritardo degli altri atleti, tra i quali Lorenzo Rota, è di 20 secondi. Secondo Gladiatore Taffi, chi vince? È una bella lotta, sono tutti corridori che stanno attraversando un ottimo periodo di forma e vediamo, le F sono in superiorità numerica, come si suol dire, però Vlasov non si dà per vinto e cerca di vendere dura la propria pelle. Intanto Vlasov aumenta leggermente il margine a proprio favore, mancano 6 km e 800 metri alla conclusione e dopo Vlasov ci sono Chavez, Eiking, Guillaume Martin e Martinez e a seguire altri atleti, tra i quali l'azzurro Lorenzo Rota, che è al numero 56 e ha la maglia della Intermarché, Wanty Gobert. Si affievolisce il margine a favore del battistrada, corridore della Russia, in forza alla Bora Hansgrohe, il numero 27 Vlasov. Ieri ha vinto Hirschi, che adesso non è nel nucleo degli immediati inseguitori. Bene, ringraziamo il gladiatore Andrea Taffi, vincitore in carriera anche del Giro delle Fiandre, della Parigi Tour, della Parigi Roubaix, della Rochester International e di un Giro di Lombardia. Nel frattempo viene ripreso Vlasov da Chavez, Eiking, Guillaume Martin e Daniel Martinez Poveda, che fa parte della Ineos, che in questa competizione è diretta da Brett Lancaster, ovvero il vincitore del cronoprologo del Giro d'Italia 2005 a Reggio Calabria. Mi hanno aggiornato l'elenco dei padrini alla premiazione: Andrea Taffi premierà il miglior corridore neopro, mentre Daniele Bennati premierà il vincitore della challenge intitolata al grande ammiraglio azzurro Alfredo Martini. Questi sono gli altri inseguitori: Piccolo, Velasco, Rota, Cron, Hirschi e Vincenzo Albanese. Alla testa della corsa Vlasov, Eiking, Chavez, Guillaume Martin e Martinez. Albanese ancora nel nucleo degli immediati inseguitori. Qui facciamo evidenziare dall'amico Francesco Chicchi gli uomini al comando, i componenti della testa della corsa. Poi abbiamo anche gli immediati inseguitori. Qui c'è il dorsale 4, vale a dire John Esteban Chavez, che è un 1990 come anno di nascita, che si volta, controlla la situazione. Per i battistrada mancano 5 km 200 metri alla conclusione e il loro vantaggio è di 24 secondi. Stanno inseguendo Velasco, Piccolo, Rota, Cron, Mark Hirschi e Vincenzo Albanese. Tra questi atleti, logicamente compresi battistrada, c'è il vincitore della 70esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini. Si preparano anche le gentilissime Miss alla cerimonia di premiazione. Inseguitori in doppia fila, con l'atleta della Lotto Soudal, il danese Cron, che fa l'andatura, ma l'inseguimento mi sembra condotto male. Ma è più che condotto male, diciamo che le energie sono rimaste poche alla fine della corsa. Adesso hanno un ritardo di circa 30 secondi, credo che a questo punto i 5 davanti andranno a lottare per la vittoria, gli altri a meno di eccezioni non credo che riescano di entrare davanti, ecco. Mancano 4 km e 500 metri al termine del Gran Premio Città di Peccioli, seconda prova della challenge intitolata al grande Alfredo Martini, che in qualità di commissario tecnico ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali nel 77 con Francesco Moser, nel 1982 a Goodwood con la fucilata di Beppe Saronni, nell'86 con
Moreno Argentin nell'88 grazie a Maurizio Fondriest e poi due volte 1991-1992 grazie al monzese di Formula 1 Gianni Bugno. 4 km e 100 alla conclusione, vantaggio 27 secondi a favore di Alexander Vlasov, Odd Christian Eiking, John Esteban Chavez Rubio, Daniel Martinez, Guillaume Martin. Ieri Martinez terzo classificato, forte scalatore, ieri terzo al Giro della Toscana, oggi prova a vincere il Gran Premio di Pecciori. Io invito gli amici presenti a lasciarmi libera, la zona della linea d'arrivo è molto importante per me per vedere bene quali sono i primi atleti classificati, anche perché vengo ascoltato dal pubblico live e li devo invitare alla cerimonia di premiazione. 3 km e 700 metri alla conclusione, 30 secondi, aumenta ancora il margine a favore della testa della corsa. Il concorrente col numero 4 è John Esteban Chavez, ha il vantaggio di avere nella fuga decisiva Odd Christian Eiking, norvegese, nato il 28 dicembre del 1994. Adesso diventa di 31 secondi il margine a favore della testa. In merito ai costruttori di biciclette, il mio amico Cristiano De Rosa di Cusano Milanino fornisce la Cofidis, che è rappresentata alla testa della corsa dallo straordinario scalatore Guillaume Martin, nato nel 1993. Per quanto riguarda Martinez, corre con la Pinarello e saluto Fausto Pinarello naturalmente. Vlasov ha la Specialized. 3 km e 100, mancano 3 km e 100 metri alla conclusione. Attende l'epilogo con trepidazione anche Daniele Bennati, commissario tecnico della nazionale italiana. Io ricordo che Bennati partecipò anche al mondiale degli under 23 e si piazzò quarto. Ti sei piazzato quarto al mondiale under 23? No, eri tu. Io il mondiale under 23 l'ho fatto a Lisbona. Sì, l'anno che ho vinto Popovic. Popovic, ho fatto decimo. Decimo, sì, sì. C'eri quarto. Quarto ha fatto, no, terzo Caruso, mi sembra. I primi tre erano corridori della Velutex, Popovic, Grishenko e Caruso, sì, il nostro Caruso. Era secondo. Quarto è arrivato Kolobnev. Kolobnev arrivò quarto e tu sei arrivato decimo, e poi l'anno successivo sei diventato professionista nella Acqua e Sapone. Sì, ho fatto il mondiale di Zolder con quella magnifica squadra, con la vittoria di Mario Cipollini. Io ho fatto ruolo di riserva, però fu veramente una bellissima esperienza. Ed è una bella esperienza anche questo Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini, 2 km e 300 metri alla conclusione, 2 km e 300 metri al termine. 34 secondi di vantaggio per la testa della corsa, si contendono la vittoria Alexander Vlasov, Daniel Felipe Martinez, Odd Christian Eiking, norvegese, John Esteban Chavez, Guillaume Martin, c'è anche Odd Christian Eiking, il primo norvegese che ha gareggiato in una squadra italiana, è stato Knut Knudsen nel gruppo sportivo Bianchi, insieme a Felice Gimondi, insieme anche a Serge Parsani, che adesso è il direttore sportivo della Corratec. Attenzione allo scatto a 1900 metri dalla conclusione, la maglia è quella della Cofidis, è Guillaume Martin che, pur essendo scalatore, allunga in un tratto di pianura, non attende gli ultimi 1100 metri che sono di costante salita. Adesso ne mancano 1800 alla conclusione, gli atleti stanno transitando sul vialone dello stadio comunale, sul viale della zona del ritrovo di partenza per i 128 protagonisti di questo Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini, e la regia di Rai e di PMG Sport ci mostra l'allungo di Guillaume Martin. Replica immediata da parte di Odd Christian Eiking, che agisce da stopper. Il vantaggio dei 5 uomini al comando è di 39 secondi. Ad inseguire Andrea Piccolo, Simone Velasco, Lorenzo Rota, Andrea Scron, Mark Hirschi e il campano Vincenzo Albanese. C'è un nuovo allungo, il più irrequieto tra gli atleti alla testa della corsa è sicuramente Guillaume Martin, il numero 31, nato il 9 giugno del 1993, imminente la curva a gomito, imminente il primo tratto di salita verso Peccioli Alta. Eccoli
42 secondi di vantaggio per gli uomini al comando, ormai la gara si risolve qui, ormai gli inseguitori possono soltanto lottare per i piazzamenti. E per il momento, salendo verso la linea d'arrivo di via Mazzini, il quintetto al comando non si sgretola, non si sgretola. Fa l'andatura il numero 31, Guillaume Martin. È un azzardo quello di Guillaume Martin, che è un eccellente scalatore, forse poteva risparmiare qualche energia. Noterete che aziona l'ingranaggio anteriore da 53 denti. Vlasov pedala con le mani appoggiate sulla parte alta del manubrio. Siamo a Peccioli, provincia di Pisa, Valdera, regione Toscana. Vantaggio numerico per EF Education. Pochi tornanti alla conclusione. La salita di Peccioli diventa come un'autentica arena per il pubblico presente. Ancora la maglia della Cofidis. Chissà cosa avrà detto il mio amico Roberto Damiani, direttore sportivo, al corridore Guillaume Martin. In seconda posizione c'è Daniel Martinez, poi Vlasov, poi le due maglie della EF Education, che è diretta da Charlie Vegelius, l'inglese nato tuttavia in Finlandia, ad Espoo, la stessa cittadina finlandese in cui è nato il pilota di Formula 1 Raikkonen. Sono presenti i tifosi di Petilli, il club della Toscana, e adesso si aprono i corridori della testa della corsa. Fasi di studio in attesa della coltellata dello sprint. Ed ecco che a rompere gli indugi, neanche a farlo apposta, è ancora Guillaume Martin. Allunga il corridore, cerca di fare selezione azionando un lungo rapporto, ma viene rimontato, e a questo punto a buon gioco Vlasov. Gli atleti stanno per affrontare l'ultima curva, stanno per entrare in rettilineo d'arrivo. L'applauso degli sportivi per questo sprint serrato in rettilineo d'arrivo. Corso Mazzini, città di Peccioli. Primo è Martinez, secondo si classifica Eiking, terzo Guillaume Martin, quarto Chavez. Primo Daniel Martinez, secondo si classifica il norvegese Eiking, terzo Guillaume Martin, quarto Chavez e quinto Vlasov. Primo Daniel Martinez, Ineos Grenadiers, per la prima volta un atleta dell'Ineos Grenadiers vince qui al Gran Premio Città di Peccioli, un vincitore prestigioso, terzo ieri, primo oggi. Vince anche la challenge intitolata al leggendario Alfredo Martini. Daniel Martinez, che tra l'altro parla perfettamente l'italiano, Daniel Martinez è il vincitore della 70ª edizione. E adesso sopraggiungono gli altri corridori, si sprinta per i piazzamenti e c'è l'applauso da parte del pubblico. La sesta posizione è appannaggio di Albanese, il settimo posto è per Velasco e poi via via tutti gli altri corridori. Sesto Albanese, settimo Velasco nella graduatoria della challenge intitolata al grande Alfredo Martini. Trionfa un colombiano, Daniel Martinez, Ineos Grenadier. L'applauso degli sportivi per Daniel Martinez. Grande pubblico qui a Peccioli. Ecco il vincitore, ha attaccato ieri, era solitario al comando sul Monte Serra, ha proseguito la sua azione. Daniel Martinez è stato raggiunto ieri, si è dovuto accontentare della seppur onorevole terza posizione, preceduto da Mark Hirschi e da Lorenzo Rota. Qui c'è il replay da parte di Fotovideo Team Rodella e da parte della regia Rai, sottolineiamolo. C'è la volata vincente in salita di Daniel Martinez, che ha la meglio nei confronti di Odd Christian Eiking, e Guillaume Martin, che ha attaccato nel finale anche in pianura, si accontenta della terza posizione. Onorevole podio per il francese. Non ci sono italiani sul podio in questa edizione del Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini. Quarto è Chavez, ordine d'arrivo ufficioso naturalmente, in quinta posizione è Vlasov, e poi Albanese si è aggiudicato davanti a Velasco la volata per la sesta posizione, la volata degli inseguitori. Applausi per lui,
applausi per lui e applausi anche per Francesco Chicchi. Ti soddisfa questa edizione? Grazie, grazie Alessandro. Volata veramente molto bella di Martinez, molto lunga, dopo una corsa a una velocità molto elevata, con questo percorso che, dico ancora una volta, molto esigente. Complimenti alla Ineos perché ha gestito bene la situazione e ha colto il successo. È la prima volta che lo squadrone di Jim Ratcliffe vince qui al Gran Premio Città di Peccioli. Onori anche al direttore sportivo Brad Lancaster, che è stato campione del mondo dell'inseguimento a squadre, ha vinto il crono prologo del Giro d'Italia a Reggio Calabria nel 2005. Ci perviene il tempo effettivo di gara, 4 ore e 55 minuti 37 secondi, media 40.375 orari. Altri corridori varcano l'arrivo e c'è anche il numero 82 del gruppo sportivo Movistar Aramburu, è lui che si aggiudica questo sprint. Primo è Martinez Daniel, secondo è Odd Christian Eiching, terzo è Guillaume Martin, quarto John Esteban Chavez, quinto Vlasov. Media 40.375 a percorrere 199 chilometri. Sopraggiungono altre motostaffette. 4 ore e 55 Daniel minuti. Daniel Martinez, secondo ieri al Giro di Toscana, primo oggi alla Coppa Sabatini. Che bella vittoria, che bella prestazione la tua. Sì, dai, diciamo che queste gare sono dure, anche importanti per noi. E quindi diciamo che questa è quasi quasi casa mia, perché sono abitato qui da 3 anni. Quindi queste strade e queste gare le conosco bene. Raccontaci come hai gestito il finale e quando hai capito che poteva essere davvero il momento buono per te. Quando Vlaso ha scattato ho pensato questo è pericoloso, quindi l'ho lasciato lì al vento un po', quindi sapevo che qui sulla penultima salita dovevo darlo tutto. E sì, alla fine abbiamo rimasto in 4 e sapevo che allo sprint, questo sprint mi va bene a me, quindi l'ho fatta tutta. Una vittoria da dedicare a chi? Alla mia famiglia e a tutta la gente che mi conoscono qui in Toscana. Io adesso devo raggiungere il podio per coordinare la cerimonia di premiazione. Ha vinto Daniel Martinez, secondo Odd Christian Eiching, terzo Guillaume Martin, quarto John Esteban Chavez, quinto Vlasov, sesto albanese, settimo Velasco, ottavo Kron, nono Hirschi, decimo Piccolo e undicesimo Lorenzo Rota. C'è ancora il replay della volata vincente del colombiano Daniel Martinez, che si aggiudica la Sabatini davanti a Odd Christian Eiching e al quotato Guillaume Martin, quarto Chavez e quinto Vlasov. E ora, fedele agli accordi con il comitato organizzatore, raggiungo la postazione, cerimonia di premiazione. Alessandro Brambilla naturalmente vi ringrazia. Prova tecnica di trasmissione. Non invadete la sede stradale in quanto altri corridori devono portare a termine il Gran Premio di Peccioli con Passabatini. Io mi accingo a raggiungere la cerimonia di premiazione.
subito i primi tre atleti classificati, Daniel Martinez, Ott Christian Eiking e Guillaume Martin, subito a disposizione per la cerimonia di premiazione. Invito lo staff dell'Ineos Grenadiera a metterci a disposizione Daniel Martinez, lo staff EF a darci Ott Christian Eiking e lo staff Cofidis a portarci immediatamente Guillaume Martin. Non invadete la sede stradale, altri corridori devono ancora concludere il Gran Premio di Peccioli Coppa Sabatini. Invito subito il primo, il secondo e il terzo atleta, invito subito il primo, il secondo e il terzo classificato. Intanto applaudiamo queste splendide miss, le miss del Gran Premio di Peccioli, Coppa Sabatini. Grandi amici sempre. Ecco che arriva Guillaume, attendiamo anche Ott Christian e Daniel. Facciamo passare la motocicletta della polizia stradale. Altri corridori al transito, tutti da applaudire, tutti da apprezzare. Ha vinto Daniel Martinez. Applausi per loro, applausi per loro. Sollecito anche il secondo Ott Christian Eiking e il primo Daniel Martinez. Messieurs les coureurs, avancez tout suite au protocole, s'il vous plaît, tout suite au protocole, s'il vous plaît. Immediately, on the podium. Ecco che arriva Daniel. Attendiamo anche Ott Christian Eiking. Ott Christian Eiking. Allora, momentaneamente, per esigenze televisive, festeggiamo il primo classificato, poi faremo la vera premiazione dei primi tre. Primo classificato, Daniel Martinez, Ineos Grenadier. Partecipa ai festeggiamenti Renzo Macelloni. Poi ripeteremo naturalmente la premiazione. Primo Daniel Martinez, Ineos Grenadier. Primo Martinez. E anche vincitore della challenge intitolata ad Alfredo Martini. Daniele Bennati è invitato alla cerimonia di premiazione di Daniel Martinez, challenge intitolata al grande Alfredo Martini. Primo Daniel Martinez, Colombia, Ineos Grenadier. Il commissario tecnico della nazionale italiana, Daniele Bennati, fa indossare a Martinez la maglia in onore del grande ammiraglio azzurro Alfredo Martini. Ok. Gentili signore e signori, benvenuti a Peccioli, cerimonia di premiazione, 70° Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Giuseppe Sabatini. Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, premierà
il terzo classificato, Guillaume Martin Cofidis. Terzo Martin. Il sindaco di Pontedera premia il terzo corridore classificato. Dalla Francia, Guillaume Martin Cofidis. Luca Di Sandro, presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese, premierà il secondo classificato. Dalla Norvegia, Odd Christian Eiking, EF Education Easy Post. Secondo, Odd Christian Eiking. Applausi a Eiking. E tra poco Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, premierà il primo corridore classificato. Dalla Colombia, Daniel Martinez, Ineos Grenadiers. Daniel Martinez.